registrando. Sì, sempre ci caschi in questa gag. Sì. Ciao ragazzi, nuovo giorno, nuova esplorazione. Sono circa le 3:40 di mattina. No, scherzo, però più o meno, dai. È abbastanza presto. Io e Giulia stiamo andando ad esplorare la neve. Dico la neve in generale, cioè tu magari dalla copertina già sai dove stiamo andando, ma noi no, perché l'idea è di andare al Devero, sì, all'Alpe Devero, però non sappiamo esattamente com'è la situazione neve. Esatto, soprattutto la Giulia non ha ancora montato le gomme da neve sulla macchina e quindi dovremo aspettare la settimana prossima per avventurarci verso cime più estreme. Oggi iniziamo a testare la neve, dai, la prima neve dell'anno. Sì, vuoi dire qualcos'altro? No! Ci siamo fermati un attimo a bere il caffè. E avete presente quando il meteo dice che pioverà di brutto, ma voi siete sicuri che il meteo si sbaglia? Ecco, questa è la situazione. Adesso vediamo un po' come arrangiare la giornata e la gita. Caffè? Sì. Non curanti del meteo, abbiamo parcheggiato vicino a Baceno. Vediamoci un Baceno. Vicino a Baceno e adesso stiamo andando a piedi lungo la strada normale perché c'era troppa neve e appunto non avendo ancora le gomme da neve abbiamo dovuto mollare il colpo. Stiamo proseguendo a piedi, abbiamo circa 40 minuti, verso la galleria per il lago di Agaro o Agaro o Agaro o Agaro, non lo sappiamo. Se lo sai scrivilo nei commenti. Dicevo 40 minuti, poi dovremo avere questa galleria top che ci porta al lago e alla diga del lago di Agaro. Vedremo poi come sarà la condizione neve, ma tanto i piedi ci vanno sulla neve, insomma non è come l'automobile, giusto? Giusto. Bene, e godiamoci un po' il panorama allora. La neve si intensifica, ma noi non molliamo. Ora siamo un attimo al riparo nello sbarramento, che è questa struttura che penso fosse una specie di dogana o qualcosa di questo tipo per sorvegliare i brutti ceffi che venivano dalla strada. Andiamo a vedere se passa qualche brutto ceffo che sarebbe meglio non far passare. Oddio, un brutto ceffo! Proseguiamo. Ah, qua c'è anche questo piccolo ripostiglio. Una volta le facevano bene le cose. Andiamo. Ci dovrebbero mancare 500 metri di strada asfaltata e poi boh. Come andiamo, Giulia? Non parlo. Miracolo, la montagna è riuscita a farla silenziare. Niente. La Giulia è così da circa 18 minuti. Speriamo sia viva. In questo bianco, che più bianco non si può, purtroppo a volte quando si programma una gita, soprattutto con questo meteo, qualcosa va storto, la strada era interrotta per andare dove avremmo voluto andare, quindi lì non possiamo andarci, ma abbiamo prontamente ripiegato su questa alternativa qua.